Ehi, voi! Via da questo campo! Stiamo solo raccogliendo un po' di spighe. Da dove venite? Qui, dal villaggio. Sono spighe che andrebbero perdute. Adesso basta, questo campo è privato. Ma signore, appartiene al villaggio da tanto tempo. Certo, ma ora il villaggio appartiene al signor Warlegen. Ha dato l'ordine di recintare questo campo. Sparite in fretta, o saranno guai. E noi che cosa mangeremo? Avete saccheggiato abbastanza ormai. Non vi vedremo più rubare. Avanti, muovetevi. Via, andiamo via. La guerra! La guerra! 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 Siamo entrati in guerra, finalmente! Sì, signore. C'è il dottor Ennis, signore. Avete visto i giornali? Quei dannati straccioni dei francesi hanno tagliato la testa al loro re ed esortano il nostro popolo a fare lo stesso. Sono lieto che sia scoppiata la guerra. Io proprio no, signor Pevenel. Cosa? Non sarete mica uno di quei giacobini che fingono di interessarsi ai poveri per mascherare il loro odio verso i ricchi? Se è così, preferisco tenermi la gotta che farmi curare da voi. Io non sono contento che ci sia la guerra. Se poi volete farvi curare da un altro medico, siete padrone di farlo. Oh, calmatevi, dottore, calmatevi. Vi chiedo scusa, scusatemi. Questa luce rovinerebbe il carattere ad un santo. Guardatelo. L'ho curato per 60 anni ed ora mi si rivolta contro come un cane rabbioso. Ho bisogno di voi, dottore, sono un essere umano. Anche i francesi sono esseri umani. No, sono delle scimmie bastarde. E in quanto ai poveri, hanno tutti i diritti di sollevarsi contro quelli che li affamano. Dovete stare più attento, signore. La vostra bile viva nel sangue ed è così che vi avvelena. Quel mio dito è davvero maledetto. Non si possono liquidare con un'imprecazione, né più né meno di quanto voi possiate guarire il vostro dito. Di chi parlate? Dei poveri. No, oh, diavolo, i poveri. Sono già al diavolo. Vivono una vita miserabile, ignobile. E adesso pretendiamo che vadano a combattere per noi e per il sistema che li ha condannati a vivere così. Fatto. Come vi sentite? Brucia come il fuoco. Bene. È un fuoco che fermerà l'infiammazione. La vostra cura fa più male del mio stesso male. Sì. Noi usiamo il fuoco per fermare l'infiammazione, la guerra per fermare le idee. Speriamo che non ci voglia una rivoluzione per fermare la guerra. È una speranza sciocca, amico mio. Molestate un momento, dottore. Da quando mia nipote si è messa in testa di andarsene a Londra e io sono rimasto bloccato qui, raramente c'è stata un'anima che è venuta a trovarmi. Spero che la signorina Pevenen stia bene. Eh? Oh, sì. Ha scritto che probabilmente tornerà presto, ma non c'è da contarci. Una ragazza imprevedibile, agisce a modo suo. Prendete un bicchiere di vino. Grazie. Ne prenderò uno anch'io. Ve lo sconsiglio. Oh, lasciatemi fare a modo mio. C'è rimasto molto poco per me a questo mondo. Sedetevi, dottore. Alla vostra salute. Un vecchio è soltanto un vecchio, purtroppo. Non c'è nessuno dei vostri vicini che vi venga a trovare? Raspol Dark è troppo occupato col suo stagno. E George Warlegen, da quando ha sposato la sua bella vedova, sta, come posso dire, sta capitalizzando i suoi beni. Ha chiuso la sua proprietà e cacciato la gente dalle loro case. È un uomo nuovo, senza radici nella terra. Non sente responsabilità per gli altri, esiste solo lui. Ennis, ma voi venite da una vecchia famiglia. Tobias Ennis navigò con Drake. Il caro vecchio Tobia. Vi perdono quello che avete detto sulla guerra. Può darsi che abbiate ragione quando dite che provocherà più male che bene. Come Warlegen. Combatterete per le nostre tradizioni, vero? Combatterò per il mio paese.
Ellis. Che cos'hai? Servo vostro, signore. Rosina, tu guarda fuori. Sta fermo, ci rimetterai la gamba. C'erano Bill, Ned e tutti gli altri incatenati insieme sotto coperta. Nella nave eravamo un centinaio. Donne condannate per aver preso un metro di stoffa. C'era un ragazzino che aveva rubato un po' di pane per non morire di fame. Come animali. Puoi stare fermo. Eravamo gettati lì ad aspettare che la nave partisse per Botan Bay. È un tratto gli spari di segnalazione. Sta arrivando qualcuno. Se n'è andato. Prima di giorno taglio la corda. Ti ci vuole ancora molto? Sì, ancora un po'. Stavi parlando degli spari. Sì, credevamo fosse il segnale di salpare. Ma poi un ufficiale di bordo ci disse che eravamo in guerra con la Francia. E così non saremmo partiti. Quei poveri stupidi lo applaudirono. Poi lui disse che gli uomini sarebbero stati arruolati nella flotta e le donne e i bambini portati in prigione. E i poveri stupidi si misero a piangere. E tu? Non sapevano cosa farsene di me. Non ero utile a nessuno di loro. Riesci a levarmi queste catene? Sì, un modo ci sarebbe. Adesso ci proviamo. È solo un pescatore che rientra a casa. Mi trascinarono sul ponte. Uno dei marinai mi disse sottovoce che aveva sentito dire dall'ufficiale che mi avrebbero impiccato. Così, mentre mi trasportavano in barca, mi sono lasciato scivolare giù da un lato. Con una gamba zoppa e l'altra incatenata. Per forza, non mi rimaneva che tentare. I marinai mossero un po' la barca e l'ufficiale era troppo ubriaco per mirare giusto. In mare me la sono cavata. E anche sulla terra da quando mi danno la caccia. Certo, se mi prendono è stato tutto inutile. Ti darò dei vestiti e potrei restare qui finché vorrai. No, non tu, Jack. Ascoltami bene prima di dire qualcosa. Ti devo far saltare quelle catene. Non farlo, papà! Sta zitta, tu. Ti fidi di me, Paul? Quando ero ragazzo, mio padre mi portò a Grenville. Mi mise in mano un piccone e mi indicò una macchia sulla roccia. Se riuscirai a colpirla al primo colpo, mi disse, potrai fare il minatore. E la colpì. Che cosa significa? Ho detto che cosa significa. Cosa significa cosa? La guerra. Della guerra possiamo parlare, o no? Sarà diversa dall'ultima guerra. Penso che si combatterà in Europa. Manderemo un'armata nelle Fiandre per impedire che i francesi prendano i porti sulla Manica. La marina sarà... Per noi? Che significa per noi? Non lo so. Tu andrai via, immagino. Tornerai al tuo reggimento. È probabile. Ho pensato a sistemare te e Jeremy. Pagati i debiti, ci resteranno... De Mezzo, ti interessa? Certo che mi interessa. Sembrerebbe di no. Dovrebbero bastarvi. Che strano. Quando avevamo bisogno solo di un po' di soldi, non ne avevamo. Mentre ora... Non abbiamo bisogno di niente. Sì, tu forse te ne andrai. Per qualche anno Jeremy andrà a scuola, chissà dove. Può darsi che non vorrà più tornare qui a Nampa. Tornerà. E tu? Io sono ancora qui. Jeremy starà qui per altri 10 anni. Io non voglio che si arruoli nell'esercito. Il mare è più sicuro. Può imbarcarsi sulla nave di Blemmy. Ma ha 2 anni, De Mezzo. Se ci sarà un'invasione, quando tu sarai lontano. Ma cosa vai a pensare? Sto pensando al futuro. Posso pensare al futuro o no? Tu pensi sempre al peggio. Quando sono andato a Truro hai pensato che... Vergognati. Ho pensato solo quello che tu mi hai costretto a pensare.
Andasti da lei prima, ricordi? Dovevo andarci, lo sai che dovevo per andarci. Per fermarla. Beh, non l'hai fermata affatto. E anche tu hai saputo fermarti con quel pallone di Budragen. Lei ha dovuto sposare un altro, dopo che siete stati a letto insieme. Ha dovuto sposare un altro. È una bugia. È la verità. Ma tu ti sei rotolata in quelle tamaio con Budragen. No, Ross, no, non con lui. Con chi, allora? Con chi, da mezzo? Non ha importanza con chi. Con il capitano McNeil. Non è successo niente. Non è successo. Non sopporto più questa casa. Dicevi che avremmo passato l'inverno a Londra. George. Sì, cara. Quando è che ce ne andremo? C'è gente qui che non ha mai pagato un penny da più. Cosa vuoi che ne sappia io? Questo è ovvio. I Paul Dark sono pessimi amministratori. Io voglio andarmene da qui. Vedrai che la faccio fruttare, Trenwith. No, odio Trenwith! Mia cara Elizabeth, sbagli. Perché, George? Vedrai che cosa faremo di questa proprietà. Quando ero un ragazzo cencioso, facevo 12 miglia solo per venire qui a guardare Trenwith. I giovani Paul Dark a cavallo dei loro pony sollevavano la polvere. Già, ora la mangiano. Dovevo sopportare il loro disprezzo, ora loro sopportano il mio. E non ti basta questa? Devo ancora mostrare loro che cosa può fare un Warlegan. A uno di loro, e so a chi. Già, a quello che odio di più. Ma credi che a lui importi quello che fai? È per questo che fai recintare tutti questi villaggi disabitati. A nessuno interessa, eccetto la gente che butti fuori. A me interessa ricavare guadagno da tutti i miei beni. E quei poveretti? Vanno in guerra. Servono più alla patria che a me. Ah. Questo interessa a te. C'è una quota della miniera che spetta a tuo figlio. E quindi Ross dovrà dargli una parte degli utili. No. Sì, mia cara. Le azioni sono state vendute. Qui non è stato registrato. Quando è avvenuto? Quando morì Francis. Pascal mi offrì 600 sterline per quelle azioni. Avevo bisogno di denaro. 600? Varrebbero più di 6.000 adesso. Pascal ti ha truffato. Ma è stato prima che trovassero lo stagno, George. Le azioni non avevano alcun valore. E Pascal fece da intermediario. Credo che qualcuno abbia voluto aiutarmi. Qualcuno chi? Non lo so. Credevo che fossi stato tu. Lo scoprirò da solo. Me lo farò dire da Ross Paul Dark. George, andiamo via di qui. Ma che importanza ha? No, ha molta importanza, mia cara. Se questa persona era in condizione di sapere quanto valessero quelle azioni, se per il posto che occupava lo sapeva, ha infranto la legge. E tu hai lasciato che abusasse della tua buona fede. È una fortuna che tu abbia sposato me. George, tu perché hai sposato me? Questa è la casa di Rosina. Dov'è Rosina? Dov'è suo padre? Suo padre è su alla miniera. E Rosina è andata a fare legna. So che un uomo del paese, catturato in uno scontro con i contrabbandieri qualche mese fa, è scappato. Ne hanno parlato tutti i giornali.
A me interessa molto sapere quello che è successo quella notte. C'è una taglia su di lui e c'è la sua descrizione. Si sa con certezza che è zoppo e che cammina con le brucce. Potrei essere io, non ce ne sono molti di zoppi qui. Stai tranquillo, Paul Daniel. Mi interessa un altro che è stato catturato quella notte. Voglio sapere. I giornali hanno parlato di un medico, il dottor Ennis. Che cosa gli è successo? Se l'è cavata. No, non se l'è cavata. So che è stato condannato, come te. Ingiustamente come te. Aveva scoperto che i soldati erano stati avvertiti e dette l'allarme. Ha salvato la maggior parte di noi. E poi in prigione ha fatto di tutto per salvarmi la gamba. Non ne dubito. Grazie. Non puoi restare qui. Devi lasciare il paese. Quando torna Rosina, dille che la signorina Pevenen deve darle una cosa per te. Un po' di denaro per scappare. Non lo voglio, il vostro denaro. Ma se ti prendono, ti impiccano. Quando un ricco ruba il pane dalla bocca di un povero, lo fa tutti i giorni. Chi lo impicca? Quando un padrone caccia via i suoi uomini con moglie e figli, chi lo impicca? Quando un re fa la guerra e fa morire centinaia di migliaia di uomini, chi c'è che lo impicca? Sei un uomo in pericolo, Paul Daniel. Sei ricercato. Che mi importa? Ho perso l'ultima cosa che abbia importanza per un uomo. La speranza. Questo è terribile per qualsiasi uomo. O donna. Manda da me Rosina. Per lei potrò fare ancora qualcosa. Ma per te niente. E nemmeno per me. Garanzie? Non venitemi a chiedere garanzie, a me. E a quest'ora del mattino, poi. Abbiamo fatto il turno di notte. Ci è venuto in mente mentre tornavamo in paese, capitano. Qui succedono cose mai accadute prima. Da quando il signor Warleggen è diventato padrone di Trenuit, i suoi uomini hanno buttato fuori un centinaio e più di famiglie di minatori. Uomini che hanno lavorato tutta la loro vita per i padroni, cacciati via come bestie. Credete che non lo sappia? Scusatemi, signore, ma non posso fare a meno di chiedervelo. Come mai avete dormito qui? Vostra moglie sta male? Non sono affari tuoi. Allora, se volete la mia assicurazione che le vostre case in paese siano al sicuro, l'avete. Su, andate a letto. Grazie, capitano. Ti avevo detto che non c'era bisogno di svegliarla a quest'ora. Ma perché l'hai fatto entrare? Erano Zacchi e Giacca. Potevano aspettare fuori. Ma, non ci ho pensato. È già in piedi? Sì. Ha dormito bene? Come una bambina. Questo l'hanno portato per voi. Viene da Trenuit. Harold, vieni su. Aspetta. Aspetta, aspetta. Bravo, Harold. Devo andare a Trenuit. È di George Warleggen. E tu ci vai? Ma certo, perché no? Dopo vado in miniera e ci starò tutto il giorno. E te lo dico perché tu possa stare tranquilla che non torno per sorprenderti. A fare cosa? E cosa fanno le donne sposate quando i loro mariti sono fuori? Sistemano la casa, si occupano dei bambini. E il pomeriggio? Nel pomeriggio ricevono i loro amanti. È possibile. Ho ballato con lui, Ross. Questo è tutto. In una stanza piena di gente ho ballato con lui, nient'altro. E la mattina sei tornata a mezzanotte. Se è questo quello che pensi, se è questo ciò che ti ostini a pensare, farò meglio ad andarmene.
Me l'hai detto tu di McNeil. Ma non ne potevo più, Ross. Tu ti eri messo in testa che io avevo un amante, perché ce l'avevi tu. Certo che avrebbe potuto essere mia amante, come no? Ma io non ho voluto. E l'ho fermato. Ho fermato me stessa. Ma tu non hai potuto o voluto fermare lei. E non hai fermato te stesso. Il fatto è che io sono migliore di te e questo tu non lo puoi sopportare. Beh, neanch'io. Vorrei aver fatto quello che hai fatto tu. Così adesso saremo pari. Ma io non sono colpevole, tu lo sai benissimo. Eppure continui ad accusarmi. Continui a dire che io ho chissà quali colpe perché pensi che questo diminuisca le tue. Beh, io non posso andare avanti in questo modo e soprattutto non voglio andare avanti in questo modo. Io me ne vado via. E che ne sarà di Jeremy? Ma non lo so, potrà andare a vivere con la zia Verity e con la sua famiglia. Sarà anche meglio per lui crescere in una famiglia felice. E dov'è che vai? Cosa importa? Sei mia moglie. È questa la mia disgrazia. Potresti andare a curarti da qualche parte, si fa così di solito. Batte pieno di donne sposate senza il marito. Quello sarebbe il posto ideale per te, non per me. Io tornerò dalla mia gente. Sarà gente povera, ignorante, rozza. Ma se non altro è onesta. Allora per te io sono disonesto. Sì, certo. Non c'è speranza per noi. Quando è che parti? Non lo so ancora. Devo prima sistemare delle cose. Harold? Harold? Ross, ho saputo della miniera. Congratulazioni. Grazie. Ma a me la fortuna arriva sempre fuori tempo. Resteranno pochi uomini in Cornovaglia. Brutti tempi. Io stesso partirò alla fine della settimana. Ho chiesto di arruolarmi come medico di bordo. Pensavo che tu avessi più buon senso. No, non c'entra il buon senso. È che non c'è più niente che mi tenga qui. Nessuna ragione. Tu almeno hai la fortuna di avere una donna che ti ama. Beh, anch'io dovrei raggiungere il mio reggimento. Caroline Pevenen è tornata. Non andrò a trovarla, ma se la vedi dille che... Non dirle niente. Dov'è che ti imbarchi? Falmouth, tienti stretto quello che hai, Ross. Non fartelo scappare. Difendilo contro tutti. Io l'ho perso e me ne pentirò per tutta la vita. Dio ti benedica, Ross. Dio ti benedica, dottore. Signore, c'è il capitano Poldark. Caro Ross, è un piacere per me vedervi qui a Trenuit. Mi avete chiamato voi per parlare degli affari di Francis. Non avrei avuto nessuna ragione di venire qui, quindi lasciamo stare i convenevoli. Noterete che non ho avuto ancora il tempo di apportare delle migliorie. Ah, questo Madeira è particolarmente buono. L'ho trovato in cantina. Ne volete? Guardatela bene questa stanza, Ross. Non la riconoscerete quando l'avrò sistemata a modo mio. Se volete mettere i vostri antenati al posto di quelli dei Poldark, le pareti saranno un po' spoglie. È strano, non mi avete ancora chiesto di Elizabeth. Vi farà piacere sapere che sta molto bene. Mi lascia del tutto indifferente, non mi avrete chiamato per mostrarmi la vecchia casa di mio zio. Mi spiace, non potete cambiare il passato. Potete distruggere quello che ci è rimasto. Cacciare i contadini, recintare i campi, demolire Trenuit e farne un impero dei Warlegen, se volete. Ma i fantasmi dei Poldark continueranno a restare qui. Allora vogliamo parlare d'affari o no? Se proprio insistete. Tra i beni lasciati da Francis Poldark a suo figlio Jeffrey c'era un pacchetto di azioni della miniera di Will Gray, sbaglio? Sì, quasi la metà delle azioni. E non è strano che non abbia mai avuto dividendi? Non è affatto strano, Will Gray non ha mai reso niente. Adesso sì, rende, e bene anche. Ma le azioni sono state vendute prima che fosse scoperto lo stagno. E chi ha dato il consenso? La signora Poldark, a nome di suo figlio. Intendete la signora Warlegg? Allora era la signora Poldark. Chi le ha comprate? Non mi va di dirvelo, mi spiace, è stato un accordo privato. Eh sì, molto privato. Perché chiunque abbia comprato quelle azioni sapeva che valevano molto di più di quanto le aveva pagate. Le azioni non valevano niente. Eppure qualcuno le ha pagate ben 600 sterline. Lo sapete che la miniera era esaurita. Però so che avete trovato lo stagno subito dopo, vero? Le avete acquistate voi?
In questo caso avete abusato della vostra posizione di amministratore. State insinuando che ho truffato Elizabeth? Io dico soltanto che avete pagato 600 sterline per delle azioni senza valore, e questa sarebbe follia. Oppure avete tenuto segreto lo stagno per ottenere le azioni a meno del loro valore, e questa sarebbe disonestà. Come devo giudicarvi? Folle o disonesto? Non mi dovete giudicare. E allora lo farà qualcun altro. Porterò la questione davanti al tribunale della contea. Voi siete sempre in guerra contro chiunque. Contro i poveri indifesi. Contro chi disprezzate, contro chi invidiate. State attento, Giorgio. In questo modo scatenate l'odio contro di voi e prima o poi ve la faranno pagare. Prendo nota delle vostre minacce. Povera Elizabeth, mi dispiace per te. Sono lieta che tu sia venuta, Rosina. Paul Daniel ti ha detto che sono passata? No, se n'è andato, non so dove. Non ci siamo più visti dalla notte dei soldati, quando io sono andata dal dottore. Sì. Mi dispiace per Charlie. Ma a me no. Mi dispiace che tu l'abbia incontrato. Ma è la vita. Giusto. E tu la vita la conosci molto più di me. E sei molto più brava di me ad affrontarla. Più abituata, forse. Avete visto il dottore prima che se ne andasse? Sì, l'ho incontrato una volta, ero in carrozza. Ma lui non si è fermato. Voi siete una buona signora. E avreste bisogno di una persona che si prendesse cura di voi. Forse è così. Rosina, vuoi dire che staresti con me? Una volta mi avete detto che potevo farlo. Io vorrei che mi prendeste con voi. Ma cosa dirà tuo padre? Oh, dopo quello che è successo, ha tanto di quel rimorso che fa tutto quello che dico io. Allora va bene. Dovrò dargli qualcosa, visto che perderà una figlia. No, lo tormento tanto che sarà contento di liberarsi di me. Lo farò comunque. E ti comprerò dei vestiti nuovi, però... Rosina... dovresti fare un bagno. Ma dite tutti così. Eppure io ho lo stesso colore che ho sempre avuto. Non basta, dovrai avere lo stesso colore che ho io. Magari. Ci riusciremo. Ah, che bello. Avrò qualcosa di utile da fare per qualcuno. Per prima cosa cureremo il tuo aspetto. E poi la tua educazione. Ti insegnerò a leggere e scrivere. Ti piacerà. E poi c'è il cucito, il ricamo, il disegno. E la musica. Ti piace la musica, Rosina? Cos'è che non va? Questo genere di cose non è adatto a me. E cos'è adatto a te, allora? Prendermi cura di voi. Starvi vicina quando mi volete e lontana quando non mi volete. Servirvi. Questo è tutto. Non vuoi migliorarti un po'? Non è meglio? Io sto bene come sono. Se miglioro troppo, dove lo trovo? Un uomo adatto a me. Questa è un'idea insolita per una ragazza. Nessun uomo sposa una donna migliore di lui. Rosina, tu credi che io sia migliore del dottor Ennis? Beh, sì, voi siete ricca, mentre lui è povero. Ma in fatto di pensiero valete tutte e due allo stesso modo. Sai, non ho molte cose da insegnarti. L'hanno portata a mano, signora, da parte del capitano Paul Dark. Aspetta una risposta. La banca di Pasco? Che strano. Ah, sì, dite che va bene. A Manners. Rosina viene a stare con noi come domestica. Datele la stanzetta accanto alla mia. Bene. Che c'è? È l'ora della passeggiata di Orazio, signora. Rosina si occuperà di Orazio d'ora in poi. Rosina, prendi Orazio. Oh, vedrai, farete amicizia. Io vado su dal signor Pevenen. Mordilo! No! No, che fate? Bruciatelo! È del mio uomo! Non bruciatelo, vieni, signore! Vieni, vieni! È tuo questo qui, eh? Ah, è tuo! Oh, sì, sì, sì! Adesso te lo do! State, sta ferma, ho capito, esatto. Ho capito! Va bene, va bene! Allora, è tuo? D'accordo. Prendi. Tieni. Tieni! Avanti voi! Andatevene via! Questa non è più vostra! Questa è la terra di Warlegger e avete oltrepassato i confini! Tornate sulla strada! No! 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 No
Scusami, non sapevo fossi qui. Da mezzo. Senti, non riesco a farmi il nodo. Ti dispiace? Vorrei parlarti prima che sia troppo tardi. Ti vorrei pregare di perdonarmi e di non andartene. De mezzo, ho sbagliato. Quando ho visto Elizabeth insieme a Giorgio ho capito di aver sbagliato. Se dobbiamo proprio dividerci, fa che non sia per causa sua. Aspetta. Elizabeth non vale tanto. Non vale tutti gli anni che abbiamo passato insieme. Giulia, Jeremy, tu. Capisci cosa sto dicendo? Se la ragione è lei, non te ne puoi andare. Io non l'amo. È tutto dietro le spalle, sepolto. Non ci lasciamo, De Mezzo. Sto cercando di essere onesto. Sto cercando di dirti ciò che... Cosa provi per me? So che dobbiamo rimanere uniti, anche se c'è stato qualcun altro nella nostra... Qualcun altro? Cerco di essere onesto con te. Fallo anche tu. Io non sono mai stata disonesta. Mi hai fatto credere che avevi un amante. Ti serviva, ti sentivi in colpa. E tu chi sei? Non hai mai sbagliato? Io ho creduto che tu mi amassi. Io ti ho sempre amato. E ti amo ancora. Sarà meglio che tu vada, Ross. O farai tardi alla riunione. Travis. Sì, signor Pascoe. Che Dio li assista, Travis. Che Dio li assista. Sì. Capitano Poldark, benvenuto. Tempi duri, sono proprio tempi duri. Ci sono più militari che civili ormai. Ho dato appuntamento qui ad alcuni amici. Pregherei il signor Travis di farli entrare appena arrivano. Con piacere, signore. Travis. Grazie. Indosserete presto anche voi la divisa militare? Il mio reggimento sta completando i ranghi e sarà mandato nelle Fiandre. Ho 10 giorni per sistemare gli affari. Mio caro figliolo, vi conosco bene. So che non mancherete di fare il vostro dovere. Allora, uno dei vostri affari è già stato sistemato. Il tribunale della contea ha respinto l'accusa di Giorgio Warlegen riguardo alle azioni di Will Grace. La sentenza del giudice è stata di non luogo a procedere. Quel furfante dovrà pagare le spese. Bene, mi sono tolto un bel peso. Ho qui le mie disposizioni per la manutenzione di Nampar, per mio figlio, e una rendita separata per mia moglie. Separata? Sì, signore, separata. Un vitalizio che le sarà corrisposto ovunque si trovi. Come vedete, ho affidato a Zachy Martin la direzione di Will Grace e ho nominato voi presidente in mia assenza. E finalmente, ecco l'ultimo versamento delle 2000 sterline che avete ottenuto per me e senza le quali sarei stato rovinato. Non sono stato io, signore, è stata la provvidenza. Avete detto così anche allora. Io vi ringrazio tanto. C'è una signora che chiede di vedervi. Una signora? Non aspetto nessuna signora. Con il vostro permesso, fatela accomodare. Ho una piccola sorpresa, mi dispiace. La signorina Pebble. Eccomi, capitano Poldark. Sono a vostra disposizione. Buongiorno, signor Pascoe. Signorina Pebble. Conoscete Rosina? Buongiorno, signorina. Signorina! È una bella giornata, non è così forse? Ma, capitano Poldark, non mi avrete fatto venire a Truro per dirmi una cosa che potevo vedere benissimo da casa mia? No, era per dire una cosa. Ditemi grazie, è più che sufficiente. Grazie. Beh, non sono molto pratica in affari, vi ho usato solo una cortesia. Non capisco. Comunque, signor Pascoe, non dovevate dir nulla. Signora, io non gli ho detto una parola, non una parola. Il capitano Poldark mi è testimone. Ebbene, signore, volete che sia io a fare la sorpresa alla signora? Voi? E cosa c'entrate voi con la sorpresa? Beh, allora fatelo voi. No, non tocca a me. E fatemela questa sorpresa! Mi pare che il capitano l'abbia già fatta la sorpresa. Guardate, ha saldato il suo debito con un considerevole interesse. Cosa? Pensavo che desiderasse rinnovare il mio debito. L'impegno. Volete dire che siete voi la provvidenza? Non mi considero tanto, signore. Non sono così presuntuosa. Ma in effetti vi ho prestato 2000 sterline. Dio mio!
Sono sbalordito. Sì, signore, è andato tutto bene grazie alla signorina. Ma io vi giuro che No, non importa. Sono io a dovervi dire grazie. E mi avete fatto fare molta strada per dirvelo. No, vi prego, restate. Io devo dirvi una cosa, anzi, due cose. Allora, è proprio la mia grande giornata. Pasquale non mi aveva detto niente, non lo sapevo. Voi mi avete fatto due favori, mi avete salvato e mi avete dato la possibilità di ringraziarvi. Quindi, finché vivrò, sarò sempre a vostra disposizione, completamente. Va bene, potete dirmi grazie. E per il resto, Capitano Poldark? Dunque... La seconda cosa deve essere più seria. Certo, non si tratta di denaro, di questo sono sicura. Di che cosa si tratta, dunque? Voi lo sapete di cosa si tratta. No, come faccio a saperlo? Scusate, signor Pasco, aspettavate il medico? Non lo so chi aspettiamo, Travis, non lo so più. Ho peccato. Vi assolvo. Come state, signore? Così, come mi vedete. Il capitano Poldark non mi aveva detto che... E voi come state? Bene, grazie, signore. Ma caro, in uniforme, è assurdo. Sì, è assurdo, la guerra è assurda. Per l'amor di Dio, di qualcosa, Caroline. Signor Pasco, venite a pranzo con me. È un po' presto per il pranzo, signore. Lo so, ma è meglio approfittarne finché si può. Sì, il pranzo. Sì. Ci stavo proprio pensando, signore. Così potremmo parlare dei nostri affari. Andiamo. Ma dove? Non ha importanza dove. Andiamo. Andiamo. Ah, ma volevano restare soli. Sì. Fai la ninna, fai la nanna. Torna presto la tua mamma. Torna qui. Carlo, sta buono, sta buono. C'è bisogno di piangere. Non ti posso portare con me. Sì, lo so, ti ho trovato io. Sei un trovatello anche tu. E va bene, allora vieni. Vieni. Vieni su. Torna presto la tua mamma. Harold! Non è lui, lo conosco. Non è il nostro uomo, è il capitano Ross Poldark. Quello che ha preso la terra e bruciato le case è George Warlegan. Avanti, gli altri ci aspettano. Capisco. Me ne stavo andando, volevo andare via. Il cane correva avanti. Ha oltrepassato il recinto dei Warlegan e gli hanno sparato. Demelza, vado a Trenwood. Bisogna regolare i conti una volta per tutte. Ma no, è molto tardi adesso, Rosso, non andare. Devo farlo. Devo sistemare le cose con George prima di partire. Sono stato chiamato al mio reggimento. Parto tra 10 giorni. Oh, no.
adesso? E come farò da sola? Come faccio, Rosso? Demelza, ti amo. Giazzacchi, è venuto da te! Signora, dov'è il capitano? Che è successo? Tutto il paese è in rivolta. La gente è arrivata da tutte le parti, dai Lagan, Androna, Sol, e marciano su Trenuit. Sì, vogliono bruciare Trenuit e fare i conti con i Warlegger. Oddio, Eros è andato laggiù. Devo avvertirlo subito, devo avvertire tutti! Soprattutto il capitano. E muoviti, vaci anche tu, no? Vai! Sono già in tanti. Devo vederlo. Signore, c'è il capitano Paul Dark. È così che si trattano gli ospiti? Gli ospiti sgraditi. Sono venuto per regolare i conti con voi. Avete bisogno di loro? No. Aspettate di là. Allora? Dunque? I vostri uomini hanno ucciso il mio cane. Un cane? E voi siete qui per un cane? Interessante. Ce ne sono tanti di cani. Hanno rischiato di uccidere mia moglie. E anche di cagne. Ross! No! Ross! Adesso dovrete battervi. Quando e dove vorrete. Mi spiace, ma ho altri programmi. Venite! Potevate mostrarvi gentiluomo. E potevate battervi. Mostrerò gentiluomo dopo. George! Quando vi avranno ucciso? Non qui. E buttate il suo cadavere in uno dei vecchi pozzi della miniera! Ross! Ma che sei venuta a fare qui? Sono venuta ad avvertirti. Sta zitta! Sì, e tra un po' starete zitti per sempre. Lei non c'entra! Sì, che c'entro! E come? E allora portateli fuori tutti e due! Sì, è molto meglio. L'aria che c'è qui dentro è proprio irrespirabile. Vieni, Ross, andiamocene, non ci faranno del male. Non penso a me. Signore, ci sono degli uomini fuori! Urlano, stanno venendo qui, ho paura! Sorvegliatevi! Sbarrate le porte! Chiudete le finestre! Tu, dammi la pistola! Sarà meglio che diciate le vostre preghiere, George. E anche voi, Elizabeth. Stanno arrivando. Scappate finché siete in tempo. Io non ho paura di quella paletta. George! È tutta colpa vostra! Lasciate! Maledetto! Maledetto, l'ho ammazzato! L'ho ammazzato! Ho detto, guarda che... Bruciate tutto! Presto, all'estate! Quelli sono i nostri cavalli, Ross. Non puoi darli a loro. Ma sì, che escano dalla nostra vita. Lasciamo che si salvino, è meglio. Ross, ti avrebbero ucciso. Monta su e vattene. Perché l'hai fatto? Mi dispiace per te, non sarai una ricca vedova. Te lo lascio. Voglio che se lo ricordi che mi deve la vita. Avanti. Vai.
Andate via, capitano. Molti di loro non vi conoscono. Venite con noi, signor Tanner. No, non faranno del male una vecchia come me. Questa è la mia Tremit. Forse riuscirò a salvare qualcosa del passato. Sei l'unica cosa vera che ho avuto. Anche tu. Non posso pensare che devi partire. Avremo tanto tempo, vedrai, tutta la vita. Staremo sempre insieme nella nostra casa e invecchieremo davanti al fuoco. Paul Dark. Zingara mia. Non ti ho mai pagato per quella prima volta. Devo avere un uccellino da qualche parte. Per sempre. Dobbiamo prendere ciò che possiamo e vivere nel modo giusto, come un uomo e una donna. Che cosa vuoi dire, Ross? Fammi capire. Prendere ciò che la vita ci dà e accettarlo. Le sventure, le gioie, l'amore, i momenti di felicità. Che brutti giorni sono stati e come sono felice adesso. Niente. Oh, sì.